Cristo. Oh. Salve a tutti ladruncoli e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono sempre il vostro carissimo Lupin. Ed oggi siamo qui con un nuovo video per parlare di un disegnatore che ha rivoluzionato il manga giapponese con il suo stile, con le sue ispirazioni e con il suo personaggio che tutti conosciamo, ovvero Lupin III, naturalmente. Ma prima di capire meglio chi era davvero Monkey Punch, ovvero Kazuhiko Kato, vi ricordo di iscrivervi se volete far parte della mia banda di ladruncoli e di attivare la campanellina per tutti gli aggiornamenti del canale. Vi ricordo inoltre di seguirmi sulla mia pagina Facebook Lupin Cosplay e sul mio profilo Instagram Lupin-Cosplay. E se siete interessati a questa maglietta di Lupin ed occhi di gatto, la potete trovare sul sito pampling.com e con il mio codice sconto LUPIN03 avrete uno sconto del 15%, ma vale su tutte le magliette. Detto questo, possiamo cominciare. Kazuhiko Kato, in arte Monkey Punch. Prima però di intraprendere la professione di disegnatore, lui era bensì impiegato all'ospedale Kushiro Red Cross Hospital come radiologo. All'inizio voleva continuare questa sua professione di radiologo, sempre mantenendo nell'ombra la sua passione per i manga o per il disegno. Per caso poi il direttore dell'ospedale Shunichi Machishita, scusate la pronuncia magari sbagliata, notò il suo talento, tanto che lo incoraggiò ad intraprendere la carriera da disegnatore e da mangaka, naturalmente. Fu così che nel 1965 Kazuhiko Kato pubblicò il suo primo prodotto, ovvero Playboy Newmon, ovvero come diventare un Playboy, pubblicata sulla rivista Manga Story. Andando avanti, 2 anni più tardi creò lo pseudonimo di Monkey Punch e pubblicò altre 2 serie manga sulla rivista Weekly Action Manga. La prima serie si intitolava Pinky Punky e che narrava la storia di una bella e sexy investigatrice privata alle prese con il suo acerrimo nemico, uno scienziato pazzo pervertito. Il successo di questa prima serie di manga creati dalla penna di Monkey Punch fu discreto. La seconda serie invece è diventata quello che tutti conosciamo, ovvero uno dei classici della cultura giapponese. Naturalmente stiamo parlando di Lupin III. Monkey Punch inizialmente voleva esaurire la saga di Lupin III pubblicando solo una prima serie di manga, ma grazie al successo riscosso ha pubblicato anche una seconda edizione. Già famoso grazie al successo di Lupin III, Monkey Punch si laureò successivamente in Scienze della Comunicazione, per poi diventare docente universitario di linguaggio del fumetto. Incarico che tenne fino al 2010. Negli ultimi anni visse a Tokyo, dove condusse una vita tranquilla fino alla sua morte, nell'aprile del 2019. Fumettisticamente parlando, è sempre stato attratto dallo stile europeo-americano, tanto che il suo fumetto preferito era una rivista americana di nome Mad, che principalmente trattava di satira e political humor. Non essendocene una di questo tipo in Giappone, all'epoca Monkey Punch aveva in mente un progetto: creare un manga dello stesso stile, sfacciato e un po' sexy. All'inizio il mangaka voleva creare un prodotto basandosi sulle storie di Arsène Lupin di LeBlanc, ma la casa editrice fu contraria, non vedendo spiragli di successo da un prodotto così vecchio e antiquato, a detta loro.
Addirittura arrivarono a dargli un vero e proprio ultimatum, dicendogli che se ai lettori sarebbe piaciuto poteva continuare tranquillamente, ma al contrario doveva sottostare alle richieste della casa editrice e seguire le loro direttive senza discutere. Una vera e propria dittatura, si potrebbe dire, ma all'epoca era all'ordine del giorno, soprattutto in Giappone. Fortunatamente andò per il verso giusto, come tutti sappiamo. Vignette oblique e tratto sporco, quasi rapido, erano le caratteristiche del manga di Monkey Punch. Un manga rivoluzionario, volutamente impreciso, dato che il mangaka, nella sua idea di ribellione, disegnava Lupin con tecniche molto complesse, proprio per evitare una trasposizione animata. Il successo di Lupin III piano piano inizia a prendere forma e successivamente la Tokyo Movie propose una possibile realizzazione anime del personaggio, diventando animato con l'uscita del pilot film. Dopo qualche difficoltà e un successo arrancato, arrivò il momento di creare la prima serie di Lupin III in giacca verde, in collaborazione con un giovanissimo Hayao Miyazaki. Parlare del rapporto che si creò tra i due è abbastanza complicato, perché fondamentalmente la loro collaborazione fu piena di alti e bassi, più bassi direi. Tanto che ad un tratto gli animi si fecero più seri e il rapporto diventò sempre più insostenibile. Secondo Monkey Punch, Miyazaki stava rovinando il suo Lupin, facendolo diventare un vero e proprio eroe, una sorta di Robin Hood moderno, che attuava i suoi furti non per sfida personale, ma per amore. Il culmine di questo cambiamento miyazakiano, si potrebbe dire, ci fu con l'uscita del film più famoso del ladro gentiluomo, Il Castello di Cagliostro, che nonostante divenne un cult, un classico dell'animazione giapponese, secondo Katsuhiko Kato snaturò completamente il suo concetto di Lupin III, portando i due a separarsi drasticamente. Monkey Punch aveva creato un personaggio più sfacciato, attratto maniacalmente dalle donne, e che agiva per tornaconto personale, senza farsi problemi ad uccidere, Invece nella versione di Miyazaki, Lupin era più romantico, più eroe nel vero senso della parola, e sempre con il concetto di libertà nella testa, che per carità era sempre presente anche nel manga, ma non così in modo eclatante. Insomma, queste due versioni hanno fatto discutere molto all'epoca, tanto da dividere i fan tra chi amava la versione di Monkey Punch pura e chi quella di Miyazaki. Bisogna comunque dire che questo film effettivamente ha consolidato il successo di Lupin III in Giappone. Alcuni lettori dicono che per parlare di Lupin III bisognerebbe per forza parlare di politica, ma secondo me non è così. Non sono molto d'accordo con questo pensiero, perché sì, i due mangaka naturalmente avevano concetti molto diversi, politicamente parlando, insomma, Monkey Punch aveva concetti politici di destra e Miyazaki di sinistra. Ma questo, secondo il mio modesto parere, può non c'entrare con le interpretazioni e le rappresentazioni di Lupin III. Ognuno fondamentalmente vede in Lupin un qualcosa, una caratteristica che lo fa suo, distaccatamente dal pensiero politico che ha, portando una maschera per ogni interpretazione. Infatti questo concetto è citato molto nell'OAV Green contro Red. Ma di quello ne riparleremo in un prossimo video. Concludendo, saltuariamente, Monkey Punch veniva in Italia per mantenere un rapporto di lavoro con i K-Boys, ovvero i responsabili della versione italiana del manga di Lupin III. Infatti è stato ospite del Romix e del Lucca Comics, dove ebbe modo di incontrare i suoi amati fan. Monkey Punch Sensei, noi ti siamo grati nell'aver creato un mondo e un personaggio come Lupin III che ci appassiona e ci lega l'un l'altro. Quindi, Katsuhiko Kato Sensei, arigato.
Bene ladruncoli, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Io vi ho portato questo argomento di Monkey Punch per far capire cosa c'era dietro il maestro mangaka. Se vi è piaciuto il video non siate timidi, lasciate un bel pollicione in su, soprattutto per sostegno per il mio canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per far parte della mia banda di ladruncoli! Commentate qui sotto la vostra a riguardo per creare una sorta di chiacchierata tra di noi. Mi raccomando, seguitemi su tutti i miei profili social, sulla mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram. E noi ci diamo appuntamento ad un prossimo video. E come dice Lupin, ladri una volta, ladri per sempre. Bye bye! 'Manga rivoluzionario', volutamente impreciso, dato che il mangaka, nella sua idea di ribellione... Porco!